La 31esima giornata di campionato ha lasciato strascichi pesanti a livello arbitrale, soprattutto dopo Juventus-Milan di sabato pomeriggio. Una partita di cui si è parlato anche oggi a Milano. Sentite come e perché. L'incontro in Lega a Milano tra i vertici arbitrali col designatore Rizzoli e il presidente Nicchi, gli arbitri, i capitani e gli allenatori di Serie A era già fissato da tempo, ma capita nel momento migliore per chi vuole spiegazioni. Michael Fabbri, il primo ad arrivare. Volto un po' tirato, per lui c'è già stata la reprimenda di Rizzoli dopo la mancata concessione del rigore per il mani di Alessandro in Juve-Milan. E sicuramente quello ricade in un episodio non sopportabile. Fabbri verrà fermato anche se al designatore non piace usare questa parola. Le persone che io metto in campo e che ho intenzione di mettere in campo devono essere in forma prima di tutto e nelle condizioni migliori di poter fare il loro meglio, quindi è solo una questione di gestione personale. Non c'è l'evidenza di una condotta violenta e fallosa di Mandžukić su Romagnoli tale da giustificare l'intervento del VAR, spiega Rizzoli per chiudere il discorso su Juve-Milan. Poi si passa a Lazio-Sassuolo, al mani di Locatelli su cross di Patrick. Il rimpallo corpo mano esclude il rigore o un braccio molto alto e aperto è punibile in ogni caso? Qui l'indirizzo è chiaro, Abisso non ha sbagliato. Se l'intenzione è semplicemente quella di creare ostacolo, poco conta che abbia preso una parte che non gioca in realtà, perché un'anca non è una parte con cui vai a effettuare una giocata, vai solo a contrapporre ostacolo e con un braccio così largo senza dubbio l'interpretazione anche futura con le nuove regole sarà quella. Rizzoli nel corso della riunione ha anche illustrato le statistiche stagionali relative al VAR che ha commesso solo 18 errori di valutazione conclamati su quasi 2000 situazioni di campo analizzate, meno dell'1%. Eppure sale la tensione, le ammonizioni per proteste sono aumentate del 20% rispetto alla scorsa stagione, segno che la fiducia di giocatori e allenatori nei confronti degli arbitri è in calo, nonostante la presenza della tecnologia.